Ti sei mai chiesto quanto costano le batterie delle auto elettriche? Sì, bene. Oggi ti svelo quanto costano quelle della Model S. Ovviamente batterie ricondizionate, non batterie nuove. La Model S monta pacchi di batterie o moduli batterie da 22,8 volt cada una, che sono queste. 5,3 kWh. E allora i miei contatti mi hanno dato vari prezzi. Il tutto varia sempre da chi da diciamo da azienda ad azienda. Però posso dirvi che andiamo dai 1.400 dollari fino ad arrivare anche ai 1.600 dollari. Sempre tutto calcolato in base alle quantità. Più ne prendi, più loro ti fanno risparmiare. Tutte aziende americane, batterie provenienti da veicoli dismessi, non funzionanti, di seconda mano, smontati, eccetera, eccetera. Andiamo a leggere le caratteristiche tecniche. Capacità 232 ampere ora, 5,3 kWh delle celle che produce Tesla stesso in collaborazione con Panasonic, sono delle 18650, voltaggio nominale 3,7-3,8, quando carichi al massimo 4,2, pacco batterie con tensione diciamo nominale 22,8 volt, 25,2 quando carichi al massimo ogni modulo parliamo, batterie scariche 3,3 volt per cella e 19,8 modulo, perfetto. 750 ampere la massima corrente di uscita per ogni modulo, ovviamente. Garanzia un anno. Ok, e allora questo è il modulo che compone ovviamente il pacco batterie della Model S. Il modulo è composto da 74 celle parallele per 6 serie, perciò è un pacco batterie a tutti gli effetti, però chiamiamo modulo, ok? E poi vi spiego perché. 74P vuol dire che ci sono 74 paralleli, ok? E 6 serie, appunto. Infatti la tensione massima è 25 volt. Ora, perché chiamiamo modulo questo pacco batterie? Perché Tesla che cosa fa? Monta, assembla questi moduli batterie che poi va a collegare in serie per andare ad aumentare la tensione finale. Ogni modulo monta 444 celle 18650, tutte ovviamente di ottima qualità, connesse tramite dei piccoli filetti di materiale conduttore che fungono da fusibile. Perché? Per la sicurezza, perché ovviamente un modulo batterie così, con tutte quelle celle, con tutta questa potenza, con tutta questa corrente di picco, è pericoloso, ragazzi. Loro che cosa hanno, diciamo, inventato? Perché effettivamente loro sono stati forse i primi a escogitare questa tecnica, che poi io l'ho anche, diciamo, appresa e utilizzata nel mio Powerwall. Nei poli positivi, che cosa hanno fatto? Al posto di andare a saldare le lamine di materiale, diciamo, conduttore grosse, hanno fatto una sorta di stampo in sarà una lega metallica conduttore, che però viene connessa cella per cella, e qua ti faccio vedere qualcosa. Con le varie celle tramite un piccolo filetto, ragazzi, un filetto sottilissimo, che quello funziona da fusibile.
Ove la cella abbia problemi, vedi un invecchiamento precoce, un cortocircuito, qualsiasi altra cosa che può mandare in tilt tutto il modulo, che cosa succede? All'aumentare della corrente di uscita alla cella o di entrata a quella cella, perché può anche succedere che la cella si rompa, si trasforma in un resistore. Tutte le altre celle in parallelo che cosa fanno? Avendo quel resistore lì vicino, gli mandano corrente, corrente, corrente. Tutta quella corrente entra dentro la cella, lei si surriscalda, si surriscalda, si surriscalda, boom, ed esplode. Ecco perché i pacchi batterie delle bici, monopattini, scooterini esplodono. Ci sono tantissimi video online che si vedono questi pacchi batterie esplodere. Perché? Perché la tecnica utilizzata, ragazzi, è quella, diciamo, standard commerciale, però non può essere paragonata a quella sfruttata da Tesla. Stavo dicendo che questo piccolo filetto, se viene percorso o attraversato da, per esempio, 5 ampere, di corrente, che cosa succede? Si brucia, interrompe il collegamento alla cella e quella cella ufficialmente ha smesso di lavorare. O in bene o in male, il pacco batterie autonomamente si è autoprotetto e questo su tutte 444 celle per ogni modulo. Perciò capisci bene che è un sistema ottimo per potersi appunto salvaguardare. Se così non fosse, come già ti ho spiegato, tutta la corrente, diciamo, delle celle parallelate andrebbero tutte dentro quella o quelle celle difettose, per poi far andare a succedere gli incidenti che bene conosciamo. E le celle montate non sono da 3000 mAh, ma sono da 3400 mAh ed è un ottimo valore, ragazzi. Perciò ottimissime celle. E niente, tutto questo per dirvi cosa? Che se vuoi andare a creare un pacco batterie per un'auto elettrica, sappi che devi andare a calcolare il numero di pacchi batterie in base all'elettronica che usi e al motore che usi. Perché se mettiamo il caso, hai un impianto, vuoi costruire un'auto, ok? Che hai un motore elettrico in corrente continua da 48 volt, ok? Quanti pacchi batterie devi avere? Facendo il conto che questi sono di voltaggio nominale 22, circa 2, già con 2 si è arrivato a coprire 44 volt nominale e 50 volt massimale e ci possiamo stare. Il motore ti funziona bene, hai potenza da vendere. Se vuoi andare, diciamo, a migliorare l'autonomia, cosa dovresti andare a fare? Devi andare a installare altri 2 di questi moduli in parallelo. Perciò mettiamo il conto che un modulo costa 1500 dollari, già con 3000 dollari, prendendone due e collegandoli in serie, hai 48 volt, e 3000 dollari hai il pacco batterie. Però vedi, 3000 dollari, pacco batterie, e abbiamo visto che ce ne vogliono almeno un'altra decina. E per quanto riguarda motore, scheda motore, tutta la parte di controllo, cablaggio, computerino, perciò uno deve farsi appunto i calcoli prima. E poi ti dico un'altra cosa: Tesla nelle loro auto non utilizza bassa tensione, cioè non utilizza la 48 volt, la 60 volt, la 70 volt, ma utilizza tensioni alte, 200, 300, 400. Ci sono anche altre case produttrici, Hyundai, Nissan, che arrivano anche a 600 volt. Ma questo perché? Per evitare di avere grosse correnti in circolo. Perché, come ben sai, se non lo sai, te lo dico io, più sale la tensione, più scende
la corrente in circolo. Perciò risparmi in peso nei conduttori, hai diciamo un'efficienza maggiore, eccetera, eccetera. Perciò andando tu a realizzare un 48 volt ti funziona, l'auto cammina, però non può essere paragonato con un impianto ad alta tensione. Ma è anche vero che io nel mio garage posso fare un impianto a 48 volt perché mi viene semplice, è più diciamo gestibile. È più complesso e pericoloso andare a fare un impianto ad alta tensione, perché ragazzi stiamo parlando di impianto ad alta tensione in corrente continua, perché vuol dire che Tesla ha, ora non ricordo se sono 10, 10 forse sì, una decina di questi moduli connessi in serie, arrivando a 250-300 volt. E tu sai bene che se per uno sbaglio, un inghippo, vai a fare un piccolo corto a 300 volt in corrente continua, con queste celle che ogni impacco ti dà oltre 750 ampere, succede il cataclisma. E infatti, se capita qualcosa, scattano i fusibili interni delle cellette. In più, ogni modulo ha il proprio BMS, cioè una scheda elettronica che va a regolare la carica e la scarica diciamo, delle serie del pacco batterie. Nel prossimo video andremo a simulare appunto con uno schemino, vi faccio vedere uno schemino elettrico su come andare a realizzare un impianto di batterie, di motore, di scheda motore a 48 volt. Lo facciamo il più semplice, però ovviamente poi in base alle necessità si può anche proporzionalmente andare a incrementare, utilizzando ovviamente la componentistica dedicata. Ragazzi, per questo video è tutto, spero ti sia piaciuto. Iscriviti al canale, mi raccomando, un like, commenta, fammi sapere cosa ne pensi e niente. Ciao e al prossimo video.